Cari amici di Radiamo Web Radio, benvenuti all'ottava puntata di Next Generation Scuola di Web Radio, il programma del settore giovanile del Modena in collaborazione con Radiamo Web Radio e Polisportiva Saliceta, con il patrocinio di Lega Pro e UC Jergs. Il programma è ascoltabile sulle pagine social di Radiamo, sull'app di Radiamo, sul sito di Radiamo e sulla pagina Facebook del Modena FC, che è quella con la copertina dei gialli. Se non ci ascoltate in diretta potete seguire il podcast su 1912 Station, sulle piattaforme Spreaker, Spotify e YouTube del Giallo Blu. Oggi ad intrattenervi ci saremo io, Filippo Berselli e Alex Perta, capitani dell'Under 14 regionali delle giovanili del Modena Football Club. Non manca poi ovviamente il tutor del progetto Salvo Fratello, che è qui con noi. Ciao. E gli ospiti di questa sera saranno tre. Ospiti molto importanti, avremo con noi Fabio Troiano, attore e presentatore italiano, Giorgio Petrosian, pluricampione mondiale di kickboxing, e Simone Guerra, giocatore della Feral Pisalò. Esatto, intanto ben trovati amici di Radiamo Web Radio, saluto anche Alex Perta che è qui con noi. Buonasera. L'altro speaker di questa serata, sarai proprio tu a intervistare il nostro primo ospite. Adesso proveremo a contattarlo, così insomma iniziamo subito alla grande con la nostra puntata. L'abbiamo detto, abbiamo tre ospiti quest'oggi, uno dei quali è appunto Fabio Troiano, ma che ascolteremo successivamente in due parti, perché abbiamo già registrato la sua intervista e quindi la manderemo in onda offline. Ovviamente ringraziamo Fabio per averci dato la disponibilità. È stato comunque una chiacchierata abbastanza divertente quella che abbiamo già fatto con Fabio. Non diamo spoiler, però ci siamo divertiti abbastanza, no? Sì. È stato, insomma, abbastanza anche un modo per entrare in un mondo diverso, ovvero quello del cinema. E quindi Fabio Troiano ci ha aperto un po' le porte, ma lo ascolterete dopo, perché poi più avanti, durante questa puntata, appunto, manderemo in onda in due parti l'intervista a Fabio Troiano. Ma so che c'è già in ascolto il nostro primo ospite in diretta, quindi lascio ad Alex l'onore di presentarlo. Vai Alex. Buonasera. Simone Guerra, attaccante della Feral Pisalò, squadra che gioca in Serie C, nel girone A. Nato a Piacenza, ha vestito anche maglie di Venezia, Piacenza, Spezia e Virtus Entella, con ben 67 gol, è il migliore marcatore di sempre con la maglia del Feral Pisalò. Nella gara tra Feral Pisalò e Triestina, giocata il 14 marzo, l'attaccante della Feral Pisalò scende in campo con scritto dietro la schiena "No guerra", per dare un suo messaggio chiaro contro il conflitto in Ucraina e contro tutte le guerre, segnando anche una doppietta. E adesso passiamo all'intervista. Ciao Simone, ci sei? Sì, ciao. Buonasera, ciao a tutti. Benvenuto a Next Generation e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Ti lascio subito nelle mani di Alex, che ha preparato un po' di domande per te. Vai Alex. Okay. Vai. Come è nato il sogno di diventare calciatore? Ma è nato che fin da piccolino i miei mi portavano a vedere il Piacenza e quindi il calcio era lo sport che si parlava in casa, e quindi da lì ho iniziato a con la scuola calcio e poi piano piano è diventata la mia passione. E quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? A 5 anni. Anni ho iniziato a fare la scuola calcio, che non ero ancora in età, però mio zio allenava la prima squadra, quindi diciamo che mi ha introdotto. Sei stato raccomandato. Quella diciamo. Scuola qua. Esatto. E vabbè, esatto. Ci vuole anche qualcuno che ti istrae. Quindi a 5 anni tu già eri sul campo da calcio. Oggi ne hai 32, sì, direi, no? Quindi insomma, hai passato gran parte della tua vita sul campo da calcio, quasi tutta. Sì, diciamo che da piccolino, dai, comunque anche in casa i regali più grandi erano palloni, palline, vabbè, certo, di subbuteo, quindi era tutto tema calcio, e quindi diciamo che da 5 anni fino adesso è stata la mia parte, la più grande parte della mia vita. Poi il subbuteo comunque, sei il primo calciatore che intervistiamo, ne abbiamo sentiti tanti, ma sei il primo che ci tira fuori il subbuteo, che per gli appassionati è un qualcosa di epocale, quindi insomma, è stato anche un modo per introdurti al calcio, anche quello.
Sì, diciamo che comunque mi faceva delle grandi sfide con mio padre, quindi era un metodo per giocare, per stare sempre legato al calcio, perché poi ogni Certo. tanto qualche lampadario è stato rotto, quindi veniva introdotto subito Evitare danni. esatto, per evitare danni. Certo, beh, Esatto. ci sta, dai, ci sta. Vai, Alex. Da piccolo ti sei fissato alcuni obiettivi? Ma da piccolo c'era il sogno, quello di diventare calciatore, ecco. Poi il sogno era quello di arrivare in Serie A. Adesso 32 anni è un po' difficile, però comunque mi sono tolto belle soddisfazioni, ecco. Beh, poi insomma, hai vestito anche maglie importanti perché le hai elencate prima, Alex. Insomma, squadre che hanno oltre il Piacenza, che immagino sia stato proprio il tuo primo amore perché hai fatto anche le giovanili lì. Quindi direi che è stato proprio. Certo. Sei molto legato al Piacenza, immagino, però anche squadre importanti come Spezia, Benevento, Venezia. Insomma, hai girato piazze, senza nulla togliere ovviamente alla Feralpi, però Certo, anche certo. piazze che oggi fanno anche la Serie A. Sì, no, dai, sono stato abbastanza fortunato e comunque ho girato piazze importanti, piazze calorose, storiche, perché comunque ho giocato anche Vicenza, che è Esatto. una piazza molto storica, Sì. e diciamo che ho vissuto dei bei momenti. Vai, Alex. Una domanda che riguarda prima, in quale società ti sei trovato meglio? Ma diciamo che la Feralpi Salò mi ha dato la possibilità di lavorare nel migliore dei modi, ecco. Diciamo che dove sono stato meglio, ho passato i miei anni migliori a livello calcistico. Quindi diciamo che la Feralpi Salò mi ha dato una mano, però anche Vicenza mi sono trovato molto bene. Ma poi la Feralpi, insomma, tu hai legato ormai il tuo nome alla Feralpi anche perché sei il marcatore, miglior marcatore di tutti i tempi, no? È una società che, guardandola da esterni, ovviamente, sembra una società molto ambiziosa, oltre che organizzata molto bene, direi. Sì, diciamo che adesso sta diventando una società, sta migliorando anno dopo anno. Rispetto ai primi anni di quando sono arrivato, cioè la società ha fatto dei passi avanti enormi, Certo. e adesso comunque anche a livello calcistico è una società ambita, dei giocatori vorrebbero venire alla Feralpi Salò, e comunque perché è seria, programmazione ambiziosa, con un presidente ambizioso, e quindi al tempo d'oggi società così sono un modello, ecco. Non è proprio, insomma, scontato, chiaramente, No, no, questo che assolutamente, ci dici. anzi. Tu hai avuto un compagno, tra l'altro, questo lo dico a favore dei tifosi modenesi all'ascolto, che immagino Sì. siano tanti, nelle ultime 3 stagioni, insomma, credo nelle ultime 2 per te, che è Fabio Scarsella. Quindi, insomma, un altro calciatore che per la categoria è importante, che è passato da lì. È un top player, Ah, è un sì. top player. Fa il centrocampista, ma è un Eh sì, attaccante, diciamo, tra perché l'altro. comunque c'ha un'abilità troppo importante, che è un'abilità fondamentale. C'è un centrocampista che va in doppia cifra per una squadra che vuole puntare e vincere, comunque vuole fare un campionato di vertice. Voglio dire, è un top player lui, Sì. quindi è giusto. Ha fatto dei grandissimi anni a Feralpi Salò, Cremona, e adesso anche quest'anno sta facendo molto bene. Eh sì, tra l'altro ha segnato anche Sì, sabato un gol, ma un gran gol. esatto, perché non era facile. Un gran gol. Eravamo lì allo No, no. stadio e io tutto mi sarei aspettato in quel momento. Forché colpo di testa del genere, con palla nell'angolino, cioè roba, insomma, Sì, da no, no, ha grande. fatto un gran gol. Da grande. Lui i colpi ce li ha da attaccante, ecco, Eh sì. diciamo. Beh, ce ne siamo accorti. Io l'avevo visto anche giocare un po' di anni fa a Lamezia, se non ricordo male. Sì, Insomma, era sì, sì, sì. Certo, già un centrocampista di quelli che comunque quando poteva la buttava dentro. Poi adesso è diventato, insomma, un micidiale, sono 11 gol in sentenza. cambio. Eh sì, esatto. Anche se ha avuto dei periodi magari in cui uno non lo vede in campo, nel vero. senso ci sono, durante Sì, l'anno. Pure sì. Poi certo. Però è sempre quando c'è decisivo. si fa sentire. Esatto. Vai, Alex. Allora, che sensazione hai quando fai un gol? Essendo che sei una punta. È una sensazione molto bella. Diciamo che da attaccante fare gol è una sensazione impagabile. Non riesco a dire cosa si prova di meglio, ecco.
Ok. Tutti hanno esordito per la prima volta e te come esordito e quando? Io ho esordito nel Piacenza, in Serie B, in Piacenza Mantova, e comunque è stata una bellissima giornata perché venivo da un campionato di primavera fatto molto bene, e la società mi ha dato quest'opportunità di esordire, e poi c'erano tutti i miei amici, i miei genitori in tribuna, e diciamo che è stato un bel pomeriggio. E con chi contro chi hai esordito, Simone? Piacenza Mantova era, Ah, Piacenza Piacenza Mantova, Mantova. quindi buona partita, insomma, abbastanza. Non so se ci sia rivalità anche tra Piacenza e Mantova, però. Sì, abbastanza, sì, Ah. abbastanza. E Sì, la B, abbastanza. adesso che tu, insomma, hai anche tanta Sì. esperienza in Lega Pro, qual è la differenza tra questi due campionati? Perché poi in B vediamo che ci sono anche se in C qualche nome importante c'è, negli anni stanno anche aumentando. Però in B poi, insomma, c'è un calcio forse che già è tendente un po' là, no? Ma diciamo che io l'ho fatta quando ero abbastanza giovane, uscito dalla primavera, ed era un calcio già importante, Ah, qualitativo, sì. tecnico, però adesso rispetto a Serie C c'è più tecnica, ecco. Diciamo che magari in Serie C c'è più agonismo, c'è più partite più toste, però lì in Serie B c'è più tecnica, Ah, sì. squadre, comunque non ci sono squadre, diciamo, facili da incontrare, sono tutte difficilissime, e sono tutte partite combattute molto difficili, ecco. E comunque a livello fisico non so dirti se c'è tantissima differenza, però a livello tecnico abbastanza, ecco. Beh, perché poi insomma a livello fisico anche la C non è No, 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 semplice, assolutamente, anzi, immagino, no? no, no, anzi, è abbastanza tosta. Anche quando si vuole, immagino proprio per le squadre che hanno grandi qualità tecniche, perché penso per esempio anche al Modena, ma anche alla stessa Feralpi. Poi Certo. quando si va a giocare in certi campi complicati, non è proprio semplice, no? No, no, perché poi comunque loro ti vedono come una squadra di vertice, la squadra da battere, e comunque fanno la partita. Cioè l'affrontano anche in una maniera diversa, e Certo. quindi te le trovi più difficili, ecco. Vai Alex. Allora, lunedì avete giocato contro la Triestina e sei sceso con una maglia con scritto No guerra. Ce ne vuole parlare un po'? Sì, è stata una bella iniziativa della società che mi ha chiesto se ero disposto a cambiare il mio cognome, e quindi, visto il momento, ho accettato subito, perché poi comunque la maglietta sarebbe andata all'asta e il ricavato sarebbe andato a un'associazione ucraina, e quindi è stata anche fatta a scopo benefico, e quindi per me era un bel gesto da fare, ecco. Poi insomma hai segnato due gol, quindi hai dato Sì, ancora più ampio ha risalto, portato no? bene, esatto. Sì, no, esatto, perché comunque eravamo anche in televisione, a doppietta, quindi ho avuto anche abbastanza visibilità, e quindi diciamo che sono contento di aver dato insieme alla società questo messaggio. E dico come, perché poi insomma in Serie C non capita sempre, si è sicuramente sotto le luci della ribalta da un certo punto di vista, però poi Certo. con questa iniziativa sei arrivato anche su giornali, leggevo la notizia un po' dappertutto. Insomma, come ti sei sentito anche da questo punto di vista? Immagino sia stato comunque gratificante, Sì, diciamo che non me l'aspettavo, no? ecco, sinceramente ha avuto molta visibilità, si è andati sulle pagine più importanti, Sky, e Ah, sì. comunque abbiamo dato un bel messaggio, è stato recepito nel migliore dei modi, sponsorizzato soprattutto nel migliore dei modi, e quindi sono contento di questo, ecco. Beh, Che poi. comunque anche a livello per la Feralpi è stato anche un bel messaggio che ha dato, ecco. Certo, insomma, poi in questo periodo Esatto. è vitale anche che lo sport, perché si è fatto sentire tanto lo sport durante questa, insomma, durante questa situazione. Io penso a una realtà non tanto lontana dalla Feralpi, che è l'Atalanta, per dire, dove ci sono i due calciatori Miranchuk e Malinovskij, uno russo e uno ucraino, e lì anche insomma, ha avuto ampio risalto la voce dello Certo. sport, che poi immagino sia anche importante perché si fa anche. Sia anche un ruolo rappresentativo anche per la gente, insomma. Sì, beh, sicuramente l'Atalanta e i loro giocatori hanno più visibilità, Certo. o comunque più
più, diciamo, influenza rispetto a noi, però noi nel nostro piccolo abbiamo provato a fare qualcosa e spero, sicuramente non siamo noi che cambiamo il mondo, però diciamo che dai, un bel messaggio l'abbiamo dato, non abbiamo fatto male a nessuno, anzi, abbiamo cercato di fare del bene, quindi siamo Chiaro. contenti così. Ognuno prova a fare la sua piccola Esatto, parte, insomma, esatto, ed esatto. è giusto così. E il campionato della Feralpi invece finora come lo stai, come ti sembra? Insomma, siete terzi, ci sono quelle due squadre, una di marziani, tra virgolette, che è il Südtirol, l'altra che adesso si è ripresa e sta inseguendo, che è il Padova, e voi siete la terza forza del campionato. Vi aspettavate di essere lì o quest'anno c'erano idee diverse in meglio e in peggio? Ma allora, diciamo che stiamo facendo un ottimo campionato, ecco. E purtroppo davanti stanno facendo qualcosa di irripetibile, Ah, sì. ecco, di straordinario, perché comunque avevamo fatto solo una sconfitta e noi qualche punto l'abbiamo lasciato per strada, perché comunque abbiamo fatto qualche sconfitta di troppo, però adesso puntiamo a diventare miglior terza, perché comunque può essere un vantaggio ai playoff, Sì. quindi dobbiamo finire questo campionato nel migliore dei modi. Stiamo facendo un ottimo campionato, perché comunque gli obiettivi erano quelli, ecco. Poi dopo ci giocheremo i playoff. Beh, insomma, poi il Südtirol ha subito 7 gol in 33 Sì, partite. sì, sì. Cioè, è È una stato cosa che credo non. veramente straordinario. Non Sì, si... cioè, non so se è successo negli anni passati, Credo di comunque no. se è successo sono cose rare, ecco. Credo di no. Tra l'altro, poi capitò nella stessa settimana, a fine febbraio, che la Reggiana e il Südtirol persero entrambe l'imbattibilità praticamente nel giro di 3 giorni. Però arrivare a febbraio imbattuti, direi che è il sogno. Forse di tutti i calciatori e anche di tutti gli Certo, allenatori, quindi sì, non è facile. E in squadra con te ci sono tra l'altro tre ex modenesi, se non sbaglio, perché c'è Davide Luppi, c'è Alberto Spagnoli e c'è anche Mattia Corradi. Quindi insomma, avete anche preso qualche spunto un po' dal Modena dell'anno scorso. sì, dai. Sono arrivati di tre gio ottimi giocatori, comunque bravissimi ragazzi, giocatori importanti per la categoria, che ci hanno dato una grossa mano quest'anno e quindi siamo contenti di averli con noi. Insomma, poi noi ovviamente auguriamo a tutti e tre, oltre che a te chiaramente, di finire il campionato al meglio possibile, sperando che ovviamente il Grazie. Modena non vada ai playoff, perché qui poi io non dico nulla perché c'è un po' di scaramanzia, quindi Scongiuri. esatto, non diciamo nulla perché mancano ancora un po' di giornate, mancano ancora 5 giornate, è lunga però ieri diciamo che è arrivata una buona notizia da Cesena per il Modena. Simone, Anche noi... per noi. Eh sì, immagino, immagino, perché anche voi Perché immagino Cesena che... comunque come Eh terza sì. Beh, poi insomma stiamo c'è da facendo. guardare anche gli altri gironi, perché i playoff sono Certo, davvero certo. una lotteria strana, molto strana. Sì, molto strano, molto strano. Insomma, abbiamo visto anche l'anno scorso con il Modena, per dire che ha perso Esatto. con l'Albino Leffe, in modo un po' inaspettato, ma Sì, chiaro che poi diventa certo. complicato, diventa complicato Sì. giocare contro tutte. Beh, Simone, noi ti ringraziamo, ti faccio salutare anche Grazie da a voi. Alex, Buona serata. e Grazie, ciao Alex. ovviamente è stato un piacere averti qui con noi e aver fatto questa chiacchierata. Grazie mille a voi, dai, veramente grazie di cuore. Bocca al Ciao, lupo. ciao Simone, in bocca al lupo. Ciao, ciao, buona serata, grazie, Creti. Ciao, ciao. Bene, abbiamo chiacchierato un po' con Simone Guerra, che è insomma un attaccante della Feralpi Salò. Abbiamo raccontato anche l'iniziativa che ha portato avanti la Feralpi con questa maglietta. E, insomma, Simone ha scherzato, tra virgolette, con il suo cognome, e anche la società ci ha messo del suo per dare un messaggio importante. Poi, come diceva appunto lui, la beneficenza, insomma, in questo momento anche il più piccolo dei gesti è importantissimo per poter almeno esatto, no, perché poi comunque lo sport deve anche dare dei messaggi. Poi avete visto, cioè, è successo davvero di tutto, tutti hanno provato a dare solidarietà. Io prima parlavo di Miranchuk e Malinowski, dei quali poi è venuto fuori tra l'altro quel disegno fatto da un disegnatore che adesso non mi viene il nome, ma poi lo vado a cercare e ve lo dico, che sta diventando un po' il simbolo anche per la nostra Serie A, relativamente a quella che è il conflitto in Ucraina. Appunto, Miranchuk e Malinowski, dicevamo prima, un calciatore ucraino e un calciatore russo che militano
nella stessa squadra e che insieme provano a dare il loro messaggio per la pace. Allora, ascoltiamo, visto che abbiamo ancora un po' di tempo prima del nostro secondo ospite in diretta, ascoltiamo la prima parte dell'intervista che con Alex e Filippo abbiamo fatto a Fabio Troiano e ci risentiamo tra un attimo. Oggi abbiamo qui con noi Fabio Troiano, attore, sceneggiatore e conduttore televisivo italiano. Ha partecipato a film importanti come Cado dalle nubi di Checco Zalone e Non c'è due senza tre. Ma poi di lui si possono ricordare tanti film famosi, dalla serie televisiva La squadra al film Santa Maradona, per arrivare all'Uomo della Fortuna. È anche attore di teatro e proprio attraverso il teatro ha conseguito prestigiosi riconoscimenti. Possiamo allora cominciare. Ciao Fabio. Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao, buonasera. Benvenuto a Next Generation. Grazie per la tua disponibilità a partecipare. Grazie per l'invito. Okay, ti lascio subito nelle mani di Alex, vai. Inizia. Come è nato l'amore per la recitazione? Lo avevi già da piccolo? Guarda, devo dire la verità, sì, sai, sono quelle cose che uno sente, cioè sente che ha un sogno, un'aspirazione, un desiderio, ma non sai bene collocarlo. E io da piccolo, sì, da piccolo, non lo so, facevo degli sketch in famiglia con i miei nonni, però non pensavo mai più di diventare attore, però era già un'inclinazione, l'intrattenimento era già qualcosa che mi apparteneva in un certo senso. Okay. E passiamo alla seconda domanda. Quali sono Vai. I tempi per realizzare un film? Il film, dal punto di vista attoriale, sono i tempi di lavorazione quando stai sul set. Sul set, se un film per girarlo ci vogliono dalle 4 settimane fino alle 12 settimane, 13, dipende dal budget del film, però la lavorazione di per sé di un film, da quando uno decide di girare il film a quando poi uno lo vede nelle sale cinematografiche, passa più o meno un anno e mezzo. Quindi comunque c'è tanto, tanto lavoro dietro, e tu hai fatto anche da sceneggiatore per sì. Insomma... per alcuni film, e quello è il primo lavoro che si fa nella preparazione di un film? Beh, certo, sì, la sceneggiatura, cioè in realtà ancora prima della sceneggiatura c'è l'idea, ti viene l'idea per un film, scrivi il soggetto, che cosiddetto il cosiddetto soggetto, il soggetto poi diventa un trattamento, il trattamento poi diventa una scaletta e dalla scaletta si passa poi alla sceneggiatura. Quindi comunque ci sono diversi passaggi. Sì, questa fase sono più o meno 5-6 mesi, un anno, dipende. Vedi, tutto un lavoro insomma nascosto che noi non vediamo, che però dura comunque tanto. Perché, insomma, sì, e quando uno, per darla in termini calcistici, uno va a vedere la partita di Serie A che dura 90 minuti, sì. Ma dietro la partita, cioè di Serie A, parlo della Serie A, ma... una partita di calcio in generale, ma dietro ci sono allenamenti, preparazione sì. atletica, fisioterapia, trattamenti, tattica, pretattica, cioè certo. c'è di tutto. E quindi quello è. Vai Alex. Ok, allora qual è il film alla quale sei più legato e perché? Quello più a cui guarda, in realtà ogni film che fai, a ogni film che fai sei molto legato, perché c'è comunque una parte di te che si stacca e vive poi con il film, quindi sono tutti importanti, però forse il mio primo film, che si intitola Dopo mezzanotte, è il film al quale sono più legato, perché è quello che poi mi ha dato la possibilità di fare poi quello che ho fatto successivamente. Ok. Poi un'altra domanda che ti vuole fare il mio amico. Vai Filippo, vai. All'altro microfono, vai. Ciao, ti volevo chiedere se è mai successo qualche inconveniente o qualche avvenimento simpatico durante un set, durante una registrazione di un film. Beh, sì, guarda, ne succedono veramente tanti e ti diverti e sono molto divertenti gli aneddoti che succedono. Oddio, ce ne sono anche di meno divertenti. Io per esempio, uno meno divertente era mentre giravo una serie TV, stavamo girando questa serie TV che si chiama Riss,
e dovevamo fare una scena dove io entravo in una macchina, cioè uscivo dalla macchina. Quando giri una scena di un film o di una serie TV, comunque viene girato un bel po' di volte, 5, 6, 7, 10 volte, no? Dipende più o meno dalla... perché ci sono poi mille variabili che girano intorno alla scena, la luce non è giusta, il rumore che c'è all'improvviso, tu sbagli una volta si sbaglia l'operatore di macchina, cioè comunque ci sono mille cose. E dopo un bel po' di ciak, tipo all'ultimo ciak, visto che la macchina era molto bassa, e io dovevo uscire dalla macchina, poi risalire di nuovo, mi è venuto il classico colpo della strega, Aia. cioè nel senso proprio mi sono bloccato, cioè proprio bloccato che meno male che stavamo girando in una caserma dei carabinieri molto grande che aveva anche l'infermeria e con la barella mi hanno portato in infermeria e mi hanno fatto Ah un'iniezione, beh, certo. perché cioè proprio stavo proprio bloccato, cioè proprio immobile, non potevo più muovermi. Hanno fatto il classico Brufen, immagino, perché Esattamente, il classico, la classica beh. Toradol e Buscoril. Esatto, perché quelle sono Esattamente. sempre nel momento sbagliato, poi capita il colpo della strega, sempre. Esattamente. E quindi questo è, dimmi. E poi ti volevo chiedere anche se Checco Zalone, con la quale è registrato nel film Cado dalle nubi, è molto simpatico anche nella vita reale. Guarda, devo dirti la verità, è molto più simpatico. Cioè, già nei film è simpatico, dal vivo ancora di più. È una persona stupenda, è una persona molto socievole, molto energica ed è veramente un pozzo di simpatia. Passarci una cena piuttosto che un pomeriggio è molto divertente. Oh, e io però da pugliese ti voglio chiedere, Fabio, oltre di Checco, c'è l'altro attore che insomma c'era in quel film, ma poi c'era in qualche altro film, se non solo un altro con te, che è Dino a Brescia. E lui invece, che io lo ricordo da pugliese in quel famoso film, La Capagira, che La fu proprio capagira, sì. Sì. una roba epocale, che è stato anche riscoperto di recente come film. Ma lui ti dà l'idea di essere un po' un matto, tra virgolette, da un certo punto di vista, però... È un grande, cioè, insomma, un attore anche di È un attore spessore, no? straordinario, è un attore straordinario, è uno dei miei più cari amici. Ci sentiamo, ci vediamo spesso ed è una persona splendida, è un attore veramente, come dicevo prima, straordinario. Insomma, poi uno di È quelli un che vero forse mattatore. meriterebbe anche spazi. Poi è chiaro, ha fatto una carriera anche lui Sì, però importante. sì, però capisci che i meccanismi sono veramente del cinema, ma i meccanismi in generale della società sono molto più complessi e Certo, complicati di come uno si immagina, no? Non sempre la meritocrazia vince e devi avere la classica botta di culo anche. vero, Vabbè, quindi ci sono mille fattori, perché se tutto fosse liscio, non lo so, forse sarebbe anche meno divertente, non lo beh, sì, so, infatti, infatti. forse è così. Qual è il premio più importante alla quale sei più legato? Guarda, il premio che poi non l'ho vinto in realtà, ma è stata una candidatura. Sono stato candidato al Davide Donatello e penso che sia già un grande traguardo anche solo la candidatura, quindi sono molto legato a quell'evento. Beh, insomma, poi comunque per l'Italia credo sia il riconoscimento più importante in Sì, assoluto, è come, l'Oscar no? italiano, ecco, cioè. Esatto. Quindi, insomma, quando si arriva Esatto. lì, comunque almeno in campo nazionale, Quando arrivi sì. lì dici, oddio, che è successo? Poi, a prescindere che tu lo vinca o meno, è già un privilegio, un Certo. prestigio arrivare nella cinquina, ecco. Certo. Allora, una domanda da proprio calciatore, segui il mondo del calcio? Assolutamente sì, e tifo per il Napoli. Ah, ecco. Vedi, perché Fabio, tra l'altro, vedi, particolarità, oggi leggevo un po' la tua biografia. Tu sei nato a Torino, ma sei legato, insomma, alla terra d'origine dei tuoi genitori, che, insomma, è Napoli. Assolutamente sì.││
sei cresciuto a Gragnano, a Casola di Napoli, dove di preciso? Esatto, a Casola di Napoli, sì. Io ho vissuto per 2 anni, anche se ero piccolissimo, a Lettere, che credo sia praticamente... Sotto, cioè sì, sopra, esatto. Sopra Casola. Esatto, esatto, perché insomma anch'io per questioni... Una. Vedi, per questioni familiari, nonostante io sia pugliese, ho abitato lì 2 anni. Ah, pensa a te. E ti dico... Il famoso castello di Lettere. Esatto. Poi, insomma, è uno di quei posti che... poi, insomma, sono zone... La Campania ha questa magia, tra virgolette, perché è vero, è una terra tanto martoriata e, tra virgolette, anche criticata un po' ingiustamente per certe cose. Sono quei posti che poi, quando tu ci vivi... ti mancano, è tanto, no? Assolutamente. Insomma, chi va a vivere a Napoli anche, poi non vuole più andare via. Sì, sì, io ci torno molto spesso, ho una casa lì e appena posso 2 o 3 giorni ci vado, perché comunque è comunque ritornare a casa. Sì, insomma, cioè, poi si crea quel legame che insomma è indissolubile. Vai Alex. Sì. Ok, rientriamo intanto in live, come direbbero quelli bravi. Quindi abbiamo ascoltato la nostra prima parte dell'intervista a Fabio Troiano, che è stato appunto, come detto, nostro ospite, tra virgolette, offline, ecco perché ci ha, insomma, abbiamo avuto la sua presenza. È stato un onore per noi ovviamente poter parlare con lui prima della trasmissione, quindi abbiamo... registrato questa intervista che avete sentito soltanto per quanto riguarda la prima parte, ma che tra poco appunto ascolterete dopo il nostro secondo ospite, come insomma seconda parte, e ce la lasciamo un po' per il finale per divertirci un po' ancora un po' a parlare di cinema con lui. Intanto, anzi, vi chiedo, e non ve l'ho chiesto prima, di invertirvi, perché sarà Filippo a intervistare il nostro secondo ospite, quindi puoi passare nell'altra postazione, Filippo, e tra un istante andremo un po' a vedere chi è il nostro secondo ospite innanzitutto, e intanto proviamo a contattarlo, così Filippo poi può andare con la sua introduzione del nostro secondo ospite in diretta, che anzi dovremmo avercelo adesso, e quindi vai Filippo con l'introduzione del nostro secondo ospite, vai. Stasera avremo qui con noi Giorgio Petrosian, che è un pluricampione di kickboxing, classe 1985, di origini armene ma naturalizzato italiano. Ha iniziato a lottare all'età di 14 anni dedicandosi al Muay Thai, e qui ottiene grandi risultati, ma dopo una sconfitta tra il 2006 e il 2007 e decide di dedicarsi al kickboxing, ed è proprio qui che ottiene i suoi più grandi successi, e il più importante è la vittoria del K1 War Max nella stagione 2009-2010. Giorgio è considerato uno dei migliori di sempre nella sua categoria e vanta un palmares che vede ben 42 KO in vittoria e soli 2 in sconfitte, tra cui l'ultimo contro Super. Ciao Giorgio, ci sei? Pronto, ciao. Ciao, benvenuto a Next ciao. Generation. Buonasera Giorgio. A tutti. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, ti dico, Filippo ha preparato questa introduzione, spero sia stato il più preciso possibile. Sì, dai, abbastanza. Dopo, diciamo che dopo il 2009 comunque ho vinto parecchi titoli importanti. Quindi, sì, però, l'abbiamo detto. Oh, però io ti volevo chiedere... per mia curiosità, prima di lasciare la parola a Filippo, per noi, insomma, io ci capisco il giusto di arti marziali, perché credo che rientrino comunque nelle arti marziali quelle che fai tu. Sì, sì, assolutamente. No. Esatto. Sì. Tra kickboxing, Muay Thai, che differenze ci sono? Allora, tra kickboxing e la Muay Thai è che nella Muay Thai si possono usare i gomiti, che nella kickboxing non si può. E poi c'è il lavoro di clinch al corpo a corpo, no? Che nella kickboxing non c'è e nella Muay Thai c'è. Solo queste due cose qua, se no è tutto... È molto simile, diciamo, però per uguale, queste, diciamo. Perché poi è un po', immagino, come tutti i vari sport di lotta, tra virgolette, che hanno varie differenze, no? Penso al taekwondo, che è solo gambe, se solo calci, oppure insomma...
Però diciamo tra Muay Thai e kickboxing c'è una minima differenza, che è questa che c'è. Sì, pochissima differenza, diciamo è più spettacolare la kickboxing, perché la gente non vuole vedere i due che si aggrappano in clinch, ecco, vogliono vedere l'azione. Ah, bello, vedi? Quindi abbiamo, ho soddisfatto questa mia curiosità, scusami Giorgio, ma io che ci capisco il giusto, ripeto, ero proprio curioso tra le due discipline. Vai Filippo. Come prima domanda ti volevo chiedere come nasce la passione per la Muay Thai e il kickboxing. Ma guarda, io da piccolo, quando ero in Armenia, guardavo molti film di Bruce Lee, di Van Damme, no? Guardavo i film di Bruce Lee e dopo andavo a correre da solo e mi piaceva proprio questo mondo di combattimento e volevo sempre trovare un posto dove potermi allenare e riuscire a combattere in un ring come nei film di Van Damme o di Bruce Lee. E man mano che quando sono arrivato in Italia avevo 13 anni, intanto mi allenavo da solo perché vivevamo in Caritas, però abbiamo cercato una palestra che si faceva la Muay Thai lì, ho conosciuto proprio la Muay Thai perché prima non la conoscevo e ho scoperto all'età di 13 anni guardando i film di Bruce Lee e Van Damme. Beh, quindi comunque insomma immagino come tanti poi appassionati. Tu sei nato in Armenia, quindi, che è comunque una terra, immagino che un legame sia rimasto con l'Armenia, no? Sì, io sono nato in Armenia e sono arrivato in Italia, avevo 13 anni. E vabbè, adesso ogni tanto torno, ma per fare il turista. Che comunque è una terra molto bella, c'è il Monte Ararat, se non sbaglio, che è il simbolo, il Monte, no? Ararat, vero. Che poi tra l'altro è in Turchia, se non sbaglio, come confini, quindi c'è un po' di... Confine con la Turchia, ci sono sempre problemi, insomma, una lunga storia. Sì, no, infatti leggo spesso e mi ricordo anche di questa particolarità di Erevan, che tra l'altro si vede il Monte Ararat da Erevan, se non sbaglio. Da casa ogni mattina guardavamo il Monte Ararat, perfettamente si vedeva. Penso un po' che poi c'è tutta la storia dell'arca di Noè, insomma, qui il Monte Ararat è un po' mitologico e un po' vero. Cioè, vedo è lì... che sei appassionato. No, perché io poi leggo molto. E ti dico, quella è una montagna che c'è ed è vera ed è lì, però è anche un po' mitologica perché c'è questa storia dell'arca di Noè, ci sono state il tentativo di capire se ci fosse, quindi è tutta una storia insomma, molto particolare e molto misteriosa. Quindi quando c'è qualcosa di misterioso è divertente anche capirne di più. E poi sei arrivato in Italia, come tanti, leggevo viaggiando in un autocarro, quindi insomma c'è stato questo che immagino fosse un viaggio della speranza allora, perché sei venuto con tuo padre, no? Sì, diciamo che mio padre ha deciso di fare questa scelta di portare i suoi, all'inizio, i due figli che sono io e mio fratello grande. Sì. E niente, il fatto di andare in Europa, no? Di trovare e vivere in un posto migliore. Certo. Perché in Armenia non si viveva bene, due, tu appena fai 18 anni ti portano a fare il militare obbligatorio. Sì. E quindi ti mettono in confine col Kalashnikov in mano e tuttora ci sono tanti morti. Certo. Diciamo che quando c'era stata la guerra in Armenia, che è durato 40 giorni, nessuno non si è parlato di questa cosa qua, no? Invece adesso l'Ucraina è, insomma, ci sono tanti interessi dietro e quindi se ne parla un po' di più. Parla tanto, sì. Certo. E niente, ha voluto fare questa scelta mio padre, siamo arrivati, noi volevamo venire in Europa, non sapevamo qualsiasi posto andava bene per noi, quindi siamo capitati a Milano, dormivamo in stazione centrale, mi ricordo che faceva molto freddo, e niente, insomma, dopo da lì, tramite delle persone, siamo riusciti ad andare a Gorizia, perché è una città piccola, mio padre voleva far crescere i suoi figli in un posto più tranquillo. Certo. Ed è così è stato.
Beh, comunque è una storia la tua che poi tanti vivono una storia del genere e purtroppo poi tanti non riescono ad arrivare in Europa e insomma sono storie, insomma, e ascoltarla da te che l'hai vissuta è interessante proprio per questo, perché comunque immagino non sia semplice, poi tu avevi 13 anni, quindi non è proprio per un No, non era ragazzo semplice. facile per noi, ma più che altro per il mio padre, perché Certo. era lui che portava i suoi figli a la responsabilità, no? Non Ah, sapeva sì. dove andava a finire, non sapeva né la lingua né niente, quindi insomma non è stato facile. Certo. Vai Filippo. Ti volevo poi chiedere, Sì. come un atleta che pratica questo tipo di sport, debba convivere con il dolore, cioè cosa significa per te dolore? Come... Ma il dolore, guarda, è semplicissimo. Non c'è un giorno che non mi sveglio senza il dolore. Il dolore è un amico per me, anzi, è un fratello. Quindi ogni giorno noi abbiamo i dolori, ma questo da quando ho cominciato ad allenarmi. Diciamo che quando dicono che lo sport fa bene, sì, hanno ragione, sport fa benissimo, però dipende come si fa lo sport, no? Io insegno in palestra la mia disciplina amatoriale, va benissimo sia per la testa sia per il fisico, però fatto come faccio io, insomma, dopo tanti anni hai tanti problemi, tanti interventi, ho avuto tanti interventi alla mano sinistra, tanti infortuni, perché comunque combattere a livelli alti ti porta a fare allenamenti pesanti e che quindi ti rischi di far male e ti usuri, no? Il corpo Sì. proprio, Quindi... non è proprio fatto per tirare questi colpi fortissimi e neanche per prendere, quindi, però siamo abituati, dai. Quindi bisogna fare molti sacrifici. Assolutamente sì, prima di tutto i sacrifici, perché giorno d'oggi io vedo anche nella mia palestra, sono tanti ragazzini che entrano, vogliono tutto subito, non sono abituati a ottenere i risultati col sacrificio, vogliono in 2 mesi diventare forti, ma non è così, bisogna sudare, bisogna allenarsi seriamente e forse vengono i risultati, forse, perché non è detto che a tutti può succedere. Beh, certo, poi non tutti possono arrivare a livelli che hai toccato Assolutamente. tu, ma cosa consiglieresti a chi si avvicina alle discipline come il kickboxing? Cioè, io per dire da esterno, in palestra mi è capitato spesso, cioè, sono corsi di kickboxing, mi è Allora, sempre io piaciuto vederli, però consiglierei. poi avevo paura di prenderle io, cioè, nel senso ho detto, aspetta, No, no, no. inizio, mi Intanto bisogna picchiano. vedere sì, in che palestra si finisce, però Certo. in primis, vi dico che questo non è uno sport violento, perché ancora tanta gente non sa che pensano a kickboxing come una violenza, ma Certo. no, violento vuol dire violare le regole. Noi Certo. abbiamo le regole, quindi quando combattiamo abbiamo le regole dove si può colpire e dove non si può colpire. Una volta finito l'incontro, si saluta e amici come prima. Certo. Cosa voglio consigliare? Che questo sport comunque, a prescindere uno che vuole diventare, non vuole diventare, no? Fa bene proprio per la mente, perché ti aiuta a scaricare l'adrenalina, ti aiuta proprio a svuotare. Dopo l'allenamento ti senti bene. Quindi, e poi in questi periodi, insomma, sapersi difendere, insomma, fa Sì, sempre bene. sicuramente Sì. torna utile, questo è vero. Sì. Vai Filippo. Mi volevo ora togliere una curiosità, ti volevo chiedere se nel tuo sport conta di più la preparazione fisica oppure la tecnica e quanto è importante l'istinto nel ring durante... Ma allora, è una bella domanda. Allora, istinto del ring è ovviamente dentro di te deve essere già quel fuoco che vuoi combattere, che vuoi spaccare tutto, però bisogna dire che senza la preparazione e senza l'allenamento non si va da nessuna parte, neanche senza la tecnica. Quindi sono tu
componenti importantissimi per raggiungere un livello importante. Con talento puoi andare fino a un certo punto, però ti serve il sacrificio, l'allenamento, la costanza per riuscire ad avere i risultati. Quindi se ti manca uno di questi, puoi arrivare un po', però non, diciamo, non hai alti livelli, dai. Ti volevo chiedere se prima di un incontro studi un avversario e come lo studi. Sì, prima di un incontro, ovviamente 2 o 3 mesi prima, io so già con chi devo combattere. Sai, all'inizio quando combattevo, avevo 16 anni, non c'era YouTube, i primi incontri non sapevi. Adesso, insomma, tutti mi conoscono, poi c'è YouTube, tutto, e si studia l'avversario, proprio c'è un match di analisi, no? Cioè guardi un po' di incontri, vedi intanto se il tuo avversario è mancino o è destro. Poi guardi di cosa va in difficoltà il tuo avversario, non so se magari sui attacchi va in difficoltà o sono piccole cose che comunque fanno la differenza. Vedi di cosa usa di più il tuo avversario, insomma, se è forte più di gambe o di braccia, insomma, sono tecniche che prima di un incontro uno si studia, poi si lavora in palestra su quello che bisogna fare. Quindi è molto importante anche studiare l'avversario. Molto importante, tutto è importante a questi livelli qua, non devi tralasciare niente. Ti volevo chiedere, ho visto dello scherzo che ti hanno fatto le iene, Sì. ti volevo chiedere cosa stavi pensando in quel momento, qualche Ma raccontarci. guarda, in realtà io ero appena tornato il giorno prima, appena tornato da Singapore, avevo fatto un incontro e quindi ero jet lag, Eh proprio sì, ci non connettevo. sono delle ore di Due, vabbè, lo differenza, certo. scherzo, sì, lo scherzo del nano, diciamo che hanno fatto bene a scegliere un nano perché avevo detto se al posto di quel nano era una persona, insomma, tra virgolette, normale, aveva già preso 2 schiaffi prima di parlare, perché comunque non è che non mi faccio rispettare, ecco, però mi sembrava brutto, non mi sarei sentito piccolo per fare Certo, qualcosa sì. col nano, no? Quindi ho lasciato perdere, sono stato proprio tranquillo. So che Alex, che è l'altro dei nostri speaker, ha una domanda per te. Vai, Alex. Ok, Buonasera, le volevo chiedere buonasera. se si empatizza con qualche squadra di calcio. Oltre il Modena, però, eh. Oltre il Modena. Pronto? No, non l'ho sentito. Ci senti? Vai, vai, Allora, Alex. adesso sì. Volevo chiedere se si empatizza con qualche squadra di calcio, oltre il Modena. Intanto puoi darmi del tu, Esatto, se va bene, bravo, ok. bravo Giulio. Guarda, sinceramente non guardo il calcio. Ultimamente sono venuto un po' di volte a tifare il Modena e ti dico la verità, sto seguendo con Armen perché è mio Sì. fratello che segue molto la Juve, sto seguendo ogni partita che fa il Modena e quindi tifo in questo momento Modena. Altre squadre proprio non guardo e non mi interessa e spero che prima che finisce il campionato almeno di venire a vedere altre 2 o 3 volte perché mi Ma noi ti piace, vedo che i invitiamo, ragazzi sì, sono molto assolutamente. sì. Io ogni puntata ti dico, Giorgio, Ah, invito ok. tutti, ma ovviamente tu ci sei già venuto, quindi so che ho anche l'autorizzazione, però tu quando vuoi, non preoccuparti, vieni Sì, e va poi ci bene. attrezziamo, non ti preoccupare, anzi Volentieri, volentieri, ti faccio sì. conoscere anche i due ragazzi che ti stanno intervistando. A proposito di Ok. Armen, che è tuo fratello, anche lui pratica il kickboxing, quindi insomma è una carriera che ha seguito un po' per seguire te, perché lui è tuo fratello più piccolo, o è Sì. stata anche per lui un'idea, insomma, bella
diversa, come gli è venuto? No, diciamo che lui ha cominciato un anno dopo di me. Lui all'inizio veniva a vedere i miei allenamenti e guardava, dopo un po' prendeva la bici e andava via. Non aveva voglia di allenarsi. Dopo, piano piano, ha cominciato a allenarsi ed è sempre stato al mio fianco. Insomma, ogni volta che combatto io viene all'angolo, o ogni volta che combatte lui vado io al suo angolo. Ci aiutiamo a vicenda. Beh, poi immagino che in un mondo altamente competitivo come quello del kick, cioè insomma lo sport è tutto competitivo, ma immagino che il kickboxing sia particolare, perché insieme a tutti gli altri sport di lotta poi si è da soli, tra virgolette, anche se si ha chi ti vuole bene vicino, però magari avere questo legame tra fratelli forse vi rende anche più forti, no? Sì, assolutamente sì. Io ho già detto anche nelle altre interviste che se io comunque sto ancora combattendo a livelli alti è comunque anche grazie a mio fratello, perché sì, lui che mi segue mi dà i consigli. Io proprio ho bisogno, quando combatto, lui che mi sta proprio al mio angolo e mi dà dei consigli, perché chi meglio di lui conosce me, quindi... Certo. Poi insomma, da fuori, lui anche avendo la sua esperienza, immagino riesca a vedere sì, quello che succede. Lui riesce a vedere proprio l'incontro come va, perché certo, sappiamo benissimo che da fuori si vede meglio, si capisce prima, no? Certo. Quindi lui vede, mi consiglia e devo dire che mi trovo molto bene. Mm. Vai, Filippo. Avrei un'altra domanda. Ti volevo chiedere cosa si prova quando si mette o si viene messi KO? Cioè... Ah, questa è cattiva, eh? Beh, diciamo che quando vai giù KO, come sono andato io l'ultima volta, non è proprio bellissimo, ecco. Sì, ho perso l'incontro, ho fratturato la mandibola, un po' di infortuni, è stato un KO abbastanza brutto, diciamo, per la gente che mi conosce, per i genitori che guardavano, perché insomma è stato un KO bruttissimo. Però, sai, io dico così, io nella mia carriera ho fatto tanti KO così brutti, no? Prima o poi tocca sì, anche a te, no? Sì, sì. L'importante è non abbattersi e di fare subito la rivincita come ho io in testa in questo certo momento. Cioè, Filippo, quando si viene messi KO si è connessi a livello mentale, cioè cosa si prova? Guarda, io diciamo per fortuna nella mia carriera non ho subito tanti KO né troppe sconfitte, però quelle volte che ho perso per KO e dico l'ultimo, quando ho preso io praticamente del mio ultimo incontro non mi ricordo niente, sono proprio venuto e mi sono svegliato dentro l'ambulanza. E quindi proprio mi ha spento la lampadina, come si dice. Per quello dicevo, era un KO bruttissimo. Poi c'è un KO dove prendi il conteggio, ti gira tutto il palazzetto e non riesci a stare in piedi perché ti cedono le gambe. Sono due tipi di KO, no? Uno, quello che ti cede le gambe e tu ragioni, però non riesci a alzarti perché ti gira tutto intorno. Due, quando svieni, e quello lì diciamo che ho provato tutti e due. E quando tu insomma lotti, io prendo ad esempio un po' per dire la box, che è uno sport che conosco un pochino meglio, e spesso vedo, leggo che chi segue insomma un po' più gli esperti dicono: ah, sai, quel colpo, non so, sotto il mento è quello che fa più male, quello che ti fa perdere diciamo l'orientamento. C'è un colpo in particolare nella kickboxing che tu prendi e ti disorienta, no? I punti sono sempre quelli, nel senso, noi la parte alta facciamo come il pugilato, no? Sì. In più abbiamo i calci, quindi sì, il colpo al mento tirato con un pugno fa un effetto magari
meno efficacia che prendendo magari un calcio con la certo. tibia sul mento, come ho preso io. Quindi i punti i punti letali, diciamo, sono quelli, il sopra il mento, come si chiama? Vicino la nuca sopra. Ok. Okay. Dietro la testa, diciamo, No, dietro la testa non si può no? colpire, dietro la Ok. testa. Sopra la mandibola, sopra Quindi la mandibola. ok, quindi la tempia Proprio forse più in alto, la no? tempia, ecco, la tempia, non mi Ok. veniva la parola. Ecco, lì Ok. sì, Ah, quindi sì. quelli sono, però poi diciamo è la tecnica che è diversa tra i vari sport e quindi nella Sì. kick puoi colpire quei calci, chiaramente invece una box Il soltanto. calcio comunque arriva Certo. molto più potente, arriva con la tibia, E invece il guanto certo. comunque un po' ti protegge, però ti rimbomba la testa. Insomma, è un po' diverso dal pugilato, Chiaro. perché comunque noi abbiamo anche su tutto il corpo, sono calci sulle gambe, ginocchiate, è diverso, è diverso. Beh, e invece tu hai mai provato altri sport di combattimento, insomma, oltre a kickboxing? Anche per divertimento? No, 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 no. Per divertimento no. Io ogni tanto faccio sparring, con dei pugili professionisti, Ah, solo di ecco. pugilato, no? Per la Per preparazione. allenarti, Però certo. sì, però solo quello, altro non ho neanche tempo per fare, Certo, ecco. immagino. Neanche la voglia, neanche la voglia. Perché poi, Sì. insomma, ci vuole anche, magari che ti piaccia in particolare qualche altro sport per voler dire provo anche quello. Però immagino che poi quando uno sceglie una disciplina cerca di seguire quella, no? Sì, sai cos'è? Che sai, mi piace anche giocare calcio con gli amici, però non so, o provare ad andare a sciare, però siccome ho talmente paura di farmi male, Sì. Eh sì. che non posso farmi È male, chiaro. perché io combatto perché uso il mio corpo, no? Certo. Quindi praticamente non uso neanche la bici, Beh, ecco, per certo. dire. Anche se non ho tempo, però non potrei neanche fare, perché ho anche vari È contratti con certo. dei sponsor che proprio scrivono sul contratto che non puoi praticare certi tipi di sport. Un po' come calciatori, insomma, che non possono andare in Sì, un moto per po' dire. sì, Certo. ecco, va, sì, Ognuno così. ha chiaramente. Sì. Dei limiti, giustamente, poi insomma, voi Sì, loro atleti. dicono non puoi magari andare, non so, andare a sciare, però puoi prendere le botte sul ring, ecco, no? Un po' strano, no? La Sì, cosa, certo, però però è così. ci sta perché tu utilizzi il tuo corpo chiaramente Sì. come il tuo strumento, tra virgolette, di lavoro, quindi è giusto anche tutelarlo. Prima di salutarti Giorgio, ti volevo, oltre ovviamente a invitarti quando vuoi, se vieni qui a Modena e possiamo averti in studio, siamo ancora più contenti, volevo, visto che me l'hai detto anche prima della puntata, domani sei ospite, facciamo anche un po' di pubblicità, sei ospite in Sì, un'altra domani sono radio? ospite, sì, a Radio 105, al programma di Max Ah Brigante a sì. Micasa. Sì, siccome il 30 di aprile ho un incontro da fare a Milano, quindi domani parleremo un po' dell'incontro o forse anche del mio ultimo incontro che è andato male. Certo, beh, insomma Quindi per è. Ecco, chi mi vuole seguirmi, domani alle 8 comincia l'intervista. quindi abbiamo fatto anche pubblicità a Radio 105 Ecco, solo per te, Giorgio, te lo dico. grazie, grazie mille. No, vabbè, Grazie. ci fa piacere, poi ovviamente Sì. anche per chi è appassionato di kickboxing e ci sta ascoltando in questo momento, immagino faccia piacere poter ascoltare anche le tue parole, insomma, pluricampione del mondo e. Che porti lustro anche all'Italia, anche se la tua terra d'origine è l'Armenia, ma anche per Sì, l'Italia ormai combatto per la sei. bandiera italiana, Esatto, quindi. quindi sei, insomma, Sì. sei vanto per tutti e due. Immagino anche che in Armenia qualcuno Sì, comunque. assolutamente sì, mi seguono in tanti, Quindi. sì, però sì, sai, ho imparato tutto in Italia, quindi Certo. fin dall'inizio ho combattuto sempre per la bandiera italiana. Certo, insomma, quindi la Sì, formazione è stata in Italia, ovviamente, e c'è questo legame anche con il nostro paese. assolutamente sì, Ed assolutamente sì. è stato un piacere per noi averti con noi. Saluto dai ragazzi. Grazie. Ciao, grazie Ciao, mille. grazie mille. Buonasera. Niente.
Grazie a voi. Ciao Giorgio, buona serata. E ci vediamo presto a Modena. Come no? Anzi, noi, okay. Guarda, quando vieni a Modena ce lo facciamo dire prima, così veniamo in tribuna, okay. E ti veniamo a salutare. Assolutamente. Va bene, assolutamente. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Giorgio. Grazie mille. Ciao, ciao. Beh, abbiamo fatto questa chiacchierata con Giorgio Petrosian e direi che è stato molto interessante, perché abbiamo parlato, ma ragazzi, con un pluricampione mondiale e che ci ha potuto anche aprire un po' un altro mondo, oltre quello del cinema, con, insomma, di cui abbiamo parlato prima con Fabio Troiano. Adesso abbiamo parlato di kickboxing, di Muay Thai. Io onestamente ho sempre avuto paura di iniziare, perché insomma, ho visto un po' queste botte un po' troppo forti, allora non volevo sì, essere sì. Io al posto del sacco, però insomma sono sport che ovviamente si appassionano, se piacciono e se poi, come diceva Giorgio, c'è questa grande disciplina, c'è questa voglia di fare, portano anche a grandi sì. Soddisfazioni, no? Mai provato? Anche tanti sacrifici, no cioè, io no. Mai provato, mai invece Filippo, ma vi è mai venuto in mente per dire, ma adesso faccio box, per dire, taekwondo, non so. No, mai. A casa al sacco, però. Lo usi per sfogarti. Sì, diciamo. Soltanto tipo sfogare, cioè a pensare di fare degli incontri, cioè proprio. Beh certo, ci vuole anche un fuoco dentro, lo diceva prima Giorgio. Andiamo ad ascoltare, prima di chiudere la nostra puntata, visto che sono le 8 e 4 minuti, andiamo ad ascoltare la seconda parte dell'intervista che abbiamo fatto a Fabio Troiano, così insomma concludiamo appunto con le parole di Fabio. Ascoltiamolo. Pronto? Ci sei? Alex, okay. No, ti sentivamo più. No, ti volevo chiedere un'altra particolarità, scusami Fabio, perché adesso mi sono ricordato, tu hai fatto la Melevisione, cioè sì. Mi è venuto sto flash, perché nei giorni scorsi è comparso in uno dei video di YouTube insomma, quello che era il protagonista assoluto, ovvero Tonio Cartonio, che poi è comparso anche di recente durante Sanremo, insomma l'hanno portato dai Jackal in uno dei loro video, sì. E quindi è salito un po' anche lui alla ribalta. Che esperienza è stata quella? Perché immagino sia stata abbastanza divertente, insomma, anche perché lì si faceva un lavoro. Beh, sì, sicuramente divertente, formativa ed educativa. Cioè, anche se è un programma per bambini, comunque è un programma fatto da adulti e forse proprio perché i fruitori erano i bambini, bisognava avere un'accortezza maggiore, certo. Perché il linguaggio da utilizzare, i movimenti da utilizzare, le storie che raccontavi, era tutto, essendo il fruitore, il bambino, doveva avere determinate caratteristiche. Beh certo, poi immagino che ci sia anche un lavoro dietro un po' diverso rispetto a quello che si fa in teatro oppure al cinema normalmente, no? Assolutamente sì, sì dal punto di vista costruttivo. Per quanto riguarda il tuo personaggio, in questo caso il mio, è lo stesso, no? L'approccio. Sì. Però sicuramente c'è una cura maggiore, al cinema, se una battuta, io devo dire ciao e mi viene salve, va bene. Sì. In quel caso invece la cura delle parole e lo studio delle parole erano in funzione del bambino, sì. E quindi perché anche ha una funzione educativa, poi chiaramente educativa, sì. Mi viene in mente, sì, anche sì. Settimana scorsa abbiamo avuto qui Carmine Di Giandomenico, che è un grande fumettista, ci parlava, sì. Per fare un paragone del Topolino, e anche lì diceva, guarda, come fumettista, per disegnare su Topolino, creare i dialoghi tra i personaggi, poi ci vuole un'attenzione particolare, perché anche quella funzione, esatto, istruttiva, insomma. Esattamente. E invece per quanto riguarda poi la tua esperienza da conduttore, che hai avuto, insomma, ricordo The Voice, se non sbaglio un'edizione, forse la prima. Sì, sì, la prima. Come ti sei trovato in quella veste, insomma? Ma guarda, non è il mio mestiere, però è un'esperienza da fare, è un'esperienza che ho fatto molto volentieri, e l'anno scorso ho fatto anche, e quest'anno lo riprenderò, conduco un programma sulla 7 che si chiama Bell'Italia, e
è un modo diverso di fare comunicazione, di fare comunque il mio mestiere, perché cioè, alla fine il presentatore che se ne dica, che uno dice ma no, ma devi essere te stesso, ma in realtà cioè, Non fai del il pe tutto. Sì. ma no, fai un personaggio, fai un personaggio che presenta, cioè Certo. poi qualcuno è più a suo agio e qualcuno meno, però se entri in quell'ottica, che comunque è un personaggio, ne parlavo, guarda, giusto oggi con un regista col quale sto lavorando adesso per una cosa, e parlavamo e dicevamo, nel momento in cui si accende la telecamera, si accende la lucina rossa, nessuno è veramente se stesso. Certo. Nessuno. Per cui anche quando tu dici sì, ma il presentatore è sciolto, è proprio lui, ma non è vero, cioè, Sì. Beh, anche no. perché diciamo che superi forse quella barriera anche di timidezza, perché no, che qualcuno può avere nella vita normale, comunque di tutti i Sì. Vabbè, giorni, e quindi comunque te lo devi costruire, tra virgolette, un po' un certo, personaggio, sì. no? In qualunque cosa. Vabbè, infatti la bravura è proprio quella, Certo. che molti, cioè, i conduttori, ti costruisci un personaggio. Certo. Cioè. Certo. Tant'è vero che poi diventi un termine di paragone, Eh sì. no? Quando fai, oh, fai alla Cattelan, Eh sì, c'è uno stile, no? certo, Cioè, vero. capito? Diventi quella roba lì, oh, ma che fai, Carlo Conti? Cioè, io sei Vero. Pippo Baudo, però è perché hai creato, no, un'icona, ma cioè, io non conosco Carlo Conti, ma non ipotizzo che Carlo Conti nella vita di tutti i giorni non è che sia come Proprio quando uguale, presenta uguale, uguale, certo, a quello quando che. presenta tale quale show, oh, cioè, capito? Per cui Certo. cioè, la bravura loro è quella, Esatto. diventare quella cosa lì. Ti volevo fare una domanda a proposito di futuro. Ci hai parlato di cosa sai del tuo futuro, magari da presentatore. Se ci puoi fare qualche spoiler sul tuo futuro, magari su qualche film sulla quale stai lavorando, qualche serie. Guarda, ho fatto un film internazionale che adesso stanno montando e quindi aspetto che finiscano il montaggio e capiscano anzitutto loro che strada farli intraprendere. Quindi questo, stiamo aspettando Opportunità, insomma, diciamola, esatto, poi è uno è capire che sì. succede, capire che succede col film, perché un film, ok, l'hai fatto, e poi che succede? Cioè, e quindi questa roba qua, poco tempo fa è uscito un film su Prime, Amazon Prime, un film che ho fatto con Vanzina, che è uscito un mesetto fa, e niente, quindi adesso sto facendo una tournée teatrale, e poi sto scrivendo una sceneggiatura con un regista, Beh, e insomma, questo è. quindi non ti annoi assolutamente, direi. No, 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 no. E adesso riprendo il programma, quello della Fette, lo Sì. riprendo Ma a fine maggio e inizio a girare. ti volevo chiedere, ma visto che, insomma, adesso non andiamo a indagare troppo, perché chiaramente immagino che ci siano tanti aspetti, però lavorare con una produzione internazionale rispetto al lavoro che tu fai, magari con registi italiani, con una produzione italiana, c'è tanta differenza. Cioè, magari film stranieri sono a livelli superiori rispetto a quello che si fa poi in Italia, o No, 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 fondamentalmente no, siamo lì? no, no. Cioè, no, ma cioè, oddio. A noi sembra di sì, perché a noi arriva il film Sì. internazionale. Cioè, capito? Quindi a noi Certo. quando arriva in Italia arriva il filmone. Sì, anche con attori che poi Come? insomma sono. Hai capito? È come Certo. quando all'estero arriva il nostro film, arriva La grande bellezza di Sorrentino. Esatto. Arriva La mano di Dio di Sorrentino, arriva il film di Garrone, ma non è che arrivano tutti i 150 film che vengono prodotti. No. Per cui quando, capito, quando arriva una produzione internazionale, ne arriva una. Certo. Quindi voglio dire, poi quello che vediamo noi è la punta dell'iceberg. Diciamo che sì, Poi arriva il top di gamma, il ecco, tra top virgolette, esatto. e Cioè poi. quello che esportano, quello che il tuo paese riesce a esportare.
è il top, e certo, quello che importa è il top. Cioè, se un distributore italiano deve comprare un film, cioè compra un film il massimo che può comprare, non è che compra, cioè, è chiaro, quindi diciamo il filmettino, è più un'impressione che si ha da, insomma, da per chi guarda i film, poi di trovarsi sempre questi filmoni, no? Perché uno dice Will Smith, che ne so, Brad Pitt, perché Johnny Depp, film americani, esatto, capito? E noi invece Non è che ne fa 5.000, poi certo, se vai in America ci saranno pure i film che fanno schifo. Sì, no, beh, certo. Guarda, anche di tanti film pubblicizzati, poi ci sono alcuni che, insomma, non tutti sono film bellissimi per forza, esatto, per forza da vedere. E invece, poi all'estero, di quelli italiani, però tendenzialmente... Adesso l'hai detto tu, c'è Sorrentino che riesce a superare il confine. Riusciamo a esportare poco, ma riusciamo a esportare poco perché abbiamo un modo di fare cinema che è ancora, secondo me, troppo provinciale. Per cui sono storie poco esportabili. Troppo italiane, diciamo, no? Sì, ma non perché non ci siano persone che scrivono, perché noi scrittori ne abbiamo tanti bravi, solo che si osa poco, secondo me. Questa è una critica che voglio fare, ma a costruttiva, certo, nel senso che poi ti ritrovi a vedere sempre i film con gli stessi attori e le stesse storie. Sì. Cioè, è perché uno non osa. Cioè, se non osi... Diciamo, si resta sempre in quella tipologia di film lì, sì, magari sì, racconti storie. Capito, perché... Cioè, e quindi questa è la situazione, purtroppo questo è. Bene, vabbè, ma tu invece come aspirazione hai mai, tra i film italiani ma anche all'estero, c'è mai stato un film che hai visto e hai detto cavoli, questo lo volevo fare io, anche non da protagonista? Ma ce ne sono tantissimi, le leggo, sarebbe lunghissimo. Immagino. Cioè, quando vai a vedere un film piace tantissimo, cioè l'idea di far parte, l'invidia, la sana invidia di dire cavoli, quel film è talmente bello che ci volevo essere anch'io. Ah, sì. Ne sono tanti, quindi come immagino per i ragazzi, come guardare le squadre, insomma, importanti di calcio, dire esatto, fate... dire madonna, sa, vorrei giocare anch'io lì. Però loro due però non sono tifosi del Napoli, direi, vero? No. Che ti fa, c'è uno dei due che è Filippo che ha sbarrato gli occhi, cos'è, juventino, vero? No, tifo Bologna. Beh, vabbè, Bologna, insomma, alla fine. Invece te, Alex? Juve, vedi, quindi comunque, voglio dire, uno juventino dobbiamo beccarlo per forza. Uno juventino c'è sempre. C'è sempre, infatti io dico, dalla scorsa stagione che abbiamo iniziato questo progetto, quando ci sono juventini, ditemelo prima, così poi mi regolo di conseguenza durante la trasmissione, se no vi caccio direttamente. Però purtroppo ci sono anche loro, però vabbè, no, scherzi a parte, insomma. E anche poi qui noi con i ragazzi ci confrontiamo anche in modo molto divertente, anche sul calcio. Anche sul calcio. Bene, bene. Fabio, noi direi che ti ringraziamo. Intanto ti riporto i saluti di Antonio Montefusco, che è responsabile comunicazione. Salutatelo tanto, Antonio. Grazie a voi di avermi ospitato, in bocca al lupo e buona serata. Ciao, grazie mille. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao Fabio, grazie. Ciao, grazie a te, ciao. Bene ragazzi, abbiamo fatto questa nostra chiacchierata con Fabio Troiano, abbiamo ascoltato un po' quelle che sono state le sue parole, ci ha raccontato un po' tutto in realtà, perché abbiamo parlato anche del cinema italiano, anche del cinema straniero, abbiamo parlato di calcio, di tutto, sì, di tutto. Tifo, di tifosi del Bologna, di tifosi della Juve, ma soprattutto di tifosi del Bologna, perché vedo il nostro Filippo che adesso ci ha pensato bene. No, scherzi a parte comunque, e poi noi qui lo viviamo ovviamente in modo molto, molto divertente, come abbiamo anche detto al buon Fabio che è stato con noi ed è stato davvero tanto disponibile, e lo ringraziamo ovviamente per essere stato con noi. Prima di salutarci chiedo a Filippo però di ricordarci dove andiamo in onda tutti i martedì dalle 19 alle 20. Sì, vi ricordo che potete seguire le prossime puntate sulle pagine social di Radiamo, sull'app di Radiamo, sul sito di Radiamo, sulla pagina Facebook del Modena. E, volendo, potete anche non ascoltare in diretta le puntate,
ma le potete seguire sul podcast 1912 Station, sulle piattaforme Spreaker, Spotify e YouTube del Modena. Esatto, e poi insomma vi ricordo, perché no, di scaricare sia l'app di Radiamo che l'app del Modena. Sull'app di Radiamo, tra l'altro, oltre che sul sito, hai fatto bene ricordarlo Filippo, www.radiamo.it, dove potete ascoltarci e vederci con una definizione un po' più alta, insomma migliore rispetto a quelli che sono invece i social. E poi ovviamente, se non riuscite ad ascoltarci in diretta e se volete riascoltare la puntata anche in macchina, perché no, ci sono il canale ufficiale del Modena, che è 1912 Station su Spreaker, e poi anche Spotify. Quindi insomma avete tanti modi per poter ascoltare le puntate di Next Generation. Chiudiamo questa ottava puntata, ringrazio per essere stati con me Alex Perta. Di nulla. Si è divertito? Sì, sì, molto. E quindi tornerai per forza di cose. E Filippo Berselli. Grazie, grazie a voi. Ti sei divertito anche tu? Certo. Beh, dai, va bene, nonostante la tua fede calcistica ti sei divertito. E quindi ci ritroviamo tra qualche istante, non tra tantissimo, con Calcio con la C. C'è già Jacopo Mazza pronto, quindi attenzione. Ci rivediamo, risentiamo tra pochissimo. Ciao!